Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi! Eccolo qua! È arrivato un grande set! Set giratina ragazzi! Una nuova set origine perduta! Ona! Franci, te l'aspettavi questo regalo? No! Ciupa! Cosa c'è qua dentro, Franci? C'è Giratina, c'è Onamur! Onamur! E le nuove carte Viastro! I bastroni! I bastro! E cosa andiamo a cercare noi? Cosa cercheremmo? Cosa ti piacerebbe io trovare? Io cerco Zoroark e Aerodactyl, che mi piacciono veramente tanto. Aerodactyl, quella specie di dinosauro volante? Sì. Ok. È un box molto pieno, lo si vede. Pieno. Dietro si parla di 65 bustine protettive con Giratina come... Sì. Allora, come artwork, fatemi parlare! 8 buste dell'espansione, 45 carte energia, una guida giocatore origine perduta, spada e scudo, 6 dadi segnali di danno, un dado lancio moneta, Sì. Sarà che io non faccio real, perciò non lo sapevo, 2 segnalini delle condizioni speciali in plexiglass, belli, mi piacciono, un segnalino vuastro in plexiglass, un cofanetto da collezione dotato di 4 divisori, 4, e... Per finire, una carta codice del gioco di carte collezionabili. Tutta mia. Non me la diamo, cattivoni. Allora ragazzi, io andrei che a spacchettare, ma prima la sigla! Eccoci tornati! È lui, è sempre qui, l'abbiamo tenuto fermo, bloccato, voleva scappare, ma io ho fatto il braccio dell'orso. L'ossidolamento dell'orso. Ragazzi, guardate che bello. Ora ve lo facciamo vedere, passiamo la linea media della telecamera 1 e passiamo a questo grande momento. Attenzione, leviamo The Mausen. Guardate che bello che è. Set, allenatore fuori classe. Franci, allora... È il nostro momento. Due foto per gli amici. Ok ragazzi, ci fermiamo perché qui sennò poi ci tirate le patate. Allora Franci. Andiamo ad aprire questo grande set. Sì. Questo grande box. La telecamera numero 1 e numero 2 sono pronte, andiamo a spacchettare. Questo è il personaggio indiscusso più importante del set fuori classe di origine perduta, sì. Secondo me. No. Secondo anche te? Secondo tutti, benissimo. Allora, andiamo a prendere... Taglierino di vino. Allora ragazzi, dobbiamo levare il cellophane. Oh mamma. È il momento. Un grande momento ragazzi, un grande momento. Attenzione, un grande momento per la storia. Un grandissimo momento per Franci che aspettava questo box, questo set box, chiamiamolo come volete. Allora Franci, dentro ci sono 8 bustine, sì, che andremo poi a spacchettare con allora, e poi tutto il set per tutti fare gadget, tutto per figo, portamon, bravissimo, sì. Tutte le sleeve, i copy boost, porta deck, cipalippa, ragazzi guardate che bello, leviamo, oh, mamma. Attenzione, perché mettono sempre la roba al contrario, questo è il libricino, di guida giocatore, sì, origine perduta, e questo bello. È il box. L'interno, guardate intanto l'interno, che faigo che è, guardate che non si vedeva che ha queste immagini all'interno, ogni particolare, le vedete, è tutto particolareggiato, tutto particolareggiato, sì, Allora attenzione, questo è la guida giocatore, andiamo a vedere cosa c'è nella guida giocatore, di cosa partono, così tanto per curiosità. Ah, ci sono tutte le carte secondo me, e sì, puoi segnare. Allora, qui c'è Aerodactyl, vedi? Magnezo, aspettate, sì, che lo facciamo vedere ben dritto anche a loro. Guardate che bello. Arriva questo bel libricino e voi... Le carte. Vi spiega le carte, vi fa venire voglia
di trovare qualcuna di queste. Perciò direi che già uno solo che guarda questo, beh, prima di aprire gli piace, già gli piace e spera, e spera. Guardate che bello, Franci, guarda un po' che bello, tanto che io vado piano piano a vedere queste cose qua dentro, guarda le carte che ci sono e di quello che ti potrebbe piacere. Guardate che bello sto grande box. Allora, andiamo ad aprirlo, vediamo un po'. Dentro ha uno scompartimento, vedete? Incredibile, c'è uno scompartimento. Guardate, guardate. Cosa c'è, Francesco? Cosa hai letto? C'è Zoroark Viastro, molto sì, bello. Sì, sì, sì. Allora, è già tutto diviso bene, fra, guarda, i dadini. Ora noi non apriremo tutto. Guardate, questi qui cosa sono, Franci, per... I segnalini, si può essere avvelenato, bruciato. Okay. Questo è il vuastro pesante. Il vuastro. E lo rimettiamo qua, che tanto questi non li stiamo ad aprire, che tanto non servono adesso. Qua ci sono le carte, invece, queste qui, diciamo... La vedete? Le bustine. Qua ci sono le bustine, le sleeve, le famose sì. Sleeve. Poi c'è il codice, che io vado pronto a mettere a nascondere qui. E poi qua abbiamo le carte energia, vedete? Molto. Tantissime. E questi sono i separatori. I separatori. Un po' le porta d'ecco. Benissimo. Queste qui le mettiamo di qua. Anche. Ok. E poi, attenzione, le cose buone. Le cose che interessano tanto, tantissimo a noi, perché qua dentro, ragazzi, c'è il mondo. Perciò, io direi, queste qui tanto le abbiamo fatte vedere, Franci. Sì, che non sono e cose. Sono cose importanti, ma un po' meno di quelle cose. Come si può fare? Ah, adesso metterle così, vediamo un po' se trovo il sistema di richiuderlo. Metto queste qua. Queste qua. Attenzione, ragazzi. Vedete una cosa da genovesi? Genovesi. Solo i genovesi fanno ste cose. Attenzione. Pronti? Ai posti? È andata. Perfetto. No, non è perfetto. È caduto l'uno. Va bene. È perfetto, va benissimo. Perfetto. Lo finiamo dopo. Va bene. Il nostro super box lo appoggiamo qua. Ma andiamo dalle cose serie. Dov'è Gino? Ragazzi, dov'è Gino? Attenzione. Ora intanto... Ve le apro così a magia, a tendina. Qual è il tuo artwork preferito? Allora, il mio artwork preferito, il mio artwork, onestamente, guardando questa. Bella. Questa qua, è rappresentata Gardevoir. La tua fra? A me piace tanto Zoroark, ho già detto Zoroark, ok. Allora, intanto sapete già che noi ci avvaliamo di un grande amico, il nostro assistente. Prego, assistente, ci porga il grande Gino il bilancino. Gino bilancino, perché dobbiamo andare a vedere e sfatare il mito del peso. Abbiamo acceso Gino il bilancino e cominciamo dalla prima carta giratina. La prima bustina con giratina è 20.06, ricordatevela. Seconda bustina, attenzione, aspettate perché io col mouse schiaccio tutto. Seconda, 20.49, attenzione. Perciò è più pesante. O c'è un viastro dentro. Qui invece abbiamo 20.30, perciò questa è qua. Mezzo. Quella che piace a me con Gardevoir, 20.10, perciò rimane un po' più sotto, perché questa qua era sempre 25, va bene. 25. Ok, la classifica si sta già componendo. Questa invece, di nuovo con giratina, è 20.09, perciò va bene qua. Questa era quella di 10. Questa adesso abbiamo 20.08, proprio sono tutte lì, eh. Sono tutte lì, perché questa qui era 20.10, giusto? Sì, ok. Ci siamo. E le ultime due, vediamo un po'. 20.20. Perciò okay. Superiore, questa qua era la penultima, ricontrolliamo, ok, va benissimo, e poi questa per ultima, vediamo un po', 20.12, dovrebbe rimanere in mezzo qua, ora vediamo, controlliamo se questa era più o meno 20.10, 28, no, ancora qua, benissimo, abbiamo messo in ordine il peso, i ciccioni Pokémon, nome ciccioni, allora, adesso
andiamo a vedere col dottor Nazardan la cura per la loro dieta. Perciò cominciamo a prendere la prima carta. Questa qua era la più leggera, Franci, eppure era una ghiratina. Perciò non vuol dire, ragazzi. Allora, il trick, Franci, lo sai? Devi fare 4 e 2 davanti. 4 e 2? Te lo dico subito. Allora, giro, via, giusto? Sì. Attenzione. Allora, via il codicillo. Lo mettiamo qui. Ok, dimmi. 1, 2, 3, 4. E quelle due lì, le... davanti. Davanti? Sì. E poi questo qui? Giù. Sicuro? Giù. Andiamo. Allora, ragazzi, vi aiuto anche per farvele vedere a voi. Abbiamo Roselia. Abbiamo il nostro amico Rockruff. Abbiamo Sil. Abbiamo Shoppet. Come i Muppet. E poi c'è Machop. Ecco qui che arriva una bella energia. Il Hunter con la linguazza di fuori. Caduta maledetta. E poi Poliwhirl. Litwick con la sua super lingua al gigante. E poi una, questa sì, cos'è? Lucente. Questa cos'è, Fra, che bellissima. È la nuova, altre nuove carte. È sono delle carte lucenti. No, sono quelle lucenti, ok, ma è bellissima. È tutta lucente, bello, infatti. È lucente. Sembra una prisma al ferrato. Attenzione, carta finale. Mimikyu. Vabbè, un Mimikyu e un Stelix lucente. Li mettiamo qui. Che sono le carte rare. Le carte rare, bello, giusto? Stelix. Allora, le carte normali per adesso le mettiamo qua. Dopo okay. Si controllerà. Seconda bustina, ragazzi. Franci, cosa ne pensi tanto di queste due carte? Allora, Stelix mi piace molto. Anche se non ho nel gioco online non lo vedo molto giocare. Quindi, ok. E invece il Mimikyu si può giocare? Mimikyu è molto cagnolato. Allora, via il codice. Allora, 1, 2, 3, 4. 1, 2. E li metti sopra. E li metto sopra. E rimangono qua. Giriamo, attenzione, andiamo dai nostri amici e continuiamo. Vedete Orsea, questo è Mobile. Questo è Shellos. Guardate che bello, però due lumachine, due lumachine di mare fanno lo spruzzapioggia e il surf. Poi abbiamo il nostro amico Binacle, Pinacolo, che sembra in compagnia, sempre in compagnia. Sì. Porygon, un'energia, un grande forte portale miraggio. Cosa fa il portale miraggio? Se sei o più carte ti vai a cercare due carte così nel mazzo. Okay, attenzione, cose utili, questo era Cascoon. E arriva Ambipom, che è quello per i non udenti, di Amplifon. E dietro Amplifon TUM. Questa qui è sempre una reverse. È Grident, è un po' meno lucente di quella di prima. È un po' meno lucente. Ci sarà qualcosa? Cosa questa fa? Piano piano? No. Niente. Abbiamo Upa. Una Upa. Molto bello. È una carta che può servire? No. Ok. Però è una di mie preferite. Ok. Ve lo facciamo vedere bene, tanto è l'unica un po' più bella. Upa. Ciupa. Lo mettiamo qua insieme a Mimikyu e Stelix. Via quelle normali. Franci, qui non è andata tanto bene. Cosa dici? Sì. Purtroppo. Però sapete che Gino il bilancino non sbaglia. Noi l'abbiamo già fatto vedere negli altri video che abbiamo fatto. Non è un caso. Non è un crine di cavallo. Caduto da un balcone, po' di bo. Attenzione, arriva il codice per noi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, via Juve. E giriamo, viva la Juve. Detto. No. Attenzione, arriva Mienfu col suo super attacco a Ceffone. Litwick. Snore. Riorn. Aipom è la base di Amplifon. Sì, hai ragione. Energia per Amplifon. Komala.
diventa tutto un sogno. Sì. Una bella cassetta degli attrezzi. Ariyama. Attenzione, Stunfisk come reverse. Molto carina però. Bello, bella, l'artwork è molto bello. Secondo te ci giochiamo qualcosa già qua? Ma è qua non ancora e sarà dopo, ci saranno delle belle sorprese. Infatti vedete che dietro c'è solo un Grident. Sono rare secondo te queste qui? No. Grident però che c'è la stellina. Che si gratta il pancione. Vedi che c'è la stellina. No, vedo Grident che si guarda, si sta proprio sgrattando il pancione. E invece Stunfisk. Fra... Non sta andando tanto bene, scusami se te lo devo dire. No. Però sappiamo che Luigino non sbaglia. Vediamo un pochettino. Questa era la terza busta, giusto? Terza busta. E questa è la quarta allora. Ok, allora, vediamo un po' se riesco ad aprirla anche. Sto facendo un sistema Galdesberg, ok. Niente Galdesberg, mi sa. Mi sa che il Galdesberg non viene. Volevo provare a non disintegrarla, adesso la disintegro. Ok, la disintegro. Ok, aperta in maniera proprio efficace, pesante. Arriva la quarta busta. Attenzione, codicino per noi sempre. E mi spiace ragazzi, non siamo tanto bene, ma dobbiamo giocare. Allora, 1, 2, 3, 4. 1, 2 sopra. Sì. E torniamo di là. Andiamo da Slugma o Slagma, Franci? Slugma. Tu che sei il preparatore? Clefairy. Clefairy, poi? Rodegna. Origo. Inkei. Inkei carino, guarda che faccione. Eh sì. Ma quanto è bello Inkei, ragazzi. È un calamarino. Col sorrisoni. Attenzione, l'energia. Andiamo a vedere un bel Gastrodon. Guardate, Gastrodon. È la lumachina di prima. Sì. Abbiamo... No, è l'evoluzione. È l'evoluzione. Andiamo, beh, poi la facciamo allora. Lampet. E una bella energia regalo. Buono. Cosa fa l'energia regalo? Ti regala. Il Pokémon? No, non riuscivo in realtà. Allora, Beautifully. 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 Vediamo se porta fortuna. Questa è una reverse. Tum! Malamar! Cosa fa Malamar? No, mi sembrava forte. Non è forte? No. Va bene. E anche ed è una rara? Sì, però è rara. Però... Un bell'arco. Però... Però... Giro ragazzi, il bilancino. Adesso io ve lo dico. A metà ci siamo arrivati. E io mi sono già Stunfisk di vedere Stelix lucente. Dobbiamo vedere qualcosa di più ciccioso. Lucente. Più ciccioso. Questa è quella che piaceva a me. Vediamo cosa conterrà. Vediamo un pochettino. Questa è sempre per la serie Origine Perduta, la mitica Gardevoir. Lucente anche lei. Lucente. Giriamo via il codicino. Che tra l'altro questa volta è 1, 2, 3, 4, 1, 2. Giusto. Allora ragazzi. Però se abbiamo trovato veramente poco. Ma cacca. Vediamo un po'. Franci! Ma cacchina. Allora, questa è Phalanx. Sì, Phalanx. Phalanx, che sono tutti insieme, che belli. E è il Pokémon unico. Poi, Poliwag. Sì. Gligar. Carino Gligar. E poi c'è Mawile. Mawile. Gumi, guarda che bello Gumi che corre. Gumi. Guarda che bello. Bello. Gumi. Energia, Nutlef, Relicant, Aspiratore Perduto, ragazzi, ci siamo. Ci porterà bene fortuna Spinarak, muovo piano piano, proviamo. Muovo piano piano. Ah, raga, cioè, questo è... È Holo. Sì, Shiftry. Shiftry Holo, vabbè, un Holo. Però, onestamente, Franci. Sai che mi piacerebbe trovare a me invece che sto qui, che è bellissimo, bellissimo. Pokémon, noi non ci stiamo lamentando, no. Però con quello che abbiamo qui oggi ci aspettiamo qualcosa di più. Andiamo con le più pesanti. Una cosina Pokémon, una cosina. Allora
Andiamo con la busta numero 6. Ce ne sono ancora tre. Cioè questa 5. È la terza. Codicino 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 2, quelle due lì. Sopra. Sì. Così. Sì. Ok. Attenzione. Per adesso è andata a malaccio. Un po' male. È inutile nascondersi dietro a un dito. Un ditone. Un dito. Un ditone. Allora, qui abbiamo Ducklet. Ducklet. Blipbug. Zorus. Giorgio Agherino. Pinion. Paras. Energia. Abosnow. Pompa danni. Dai raga, dai. Questa è Seviper. E se andiamo qua. Gudra chi è sempre? Quella delle lumachine? Lumaca, la perciò abbiamo tutta la catena, mi sa. Sì, mi sa di sì. Allora, Gudra, fatti vedere. Gudra, ti aiuto a trovare qualcosa di importante? Dai, io tiro su, No! Oh. Fra! È quella che volevi! Pa. È una gold! Fai giratina gold! Sì! Gold! Raga, ma è importante questa, no? Pa. No, non è importante! Pa, penso che sia la seconda carta più importante del set! Giratina gold! Dopo il giratino alternative! Allora, attenzione! Franci, vecchio! È una bustina sulla sleeve, l'immortacci tua! Ah, allora, ecco Franci, ci ha portato la sleeve. Metteremo questa sleeve fighissima. Bellissima. Al nostro bellissimo giratina. Attenzione che adesso vado a metterlo dentro. Questa qua è una gold. Guardate che bella. Bellissima. Vabbè, non avevamo trovato niente, ragazzi. Ci siamo ripresi, Ci siamo ripresi. Perciò tu che volevi trovare un giratino. E il giratino ce l'hai. Un giratino l'hai trovato. Ora proseguiamo, Franci. Qual era la più pesante tanto di queste? Questa. Allora, perciò andiamo con l'altra. Oh mamma. Attenzione. E cosa dobbiamo trovare qua? Non lo so. Adesso vediamo. Perché magari erano messe diversamente, noi le abbiamo messe in ordine, no? Mettendole di peso. Perciò il peso potrebbe essere una verità, ragazzi. Non è vero che non c'entrano. Gino mi sa che c'ha sempre ragione, allora. Adesso vediamo se ha ragione di nuovo. Ora ne abbiamo un'altra busta, la penultima, poi c'è l'ultima, speriamo. Io sai cosa vorrei trovare? Tu hai trovato giratina. Io vorrei trovare l'alternative. Di giratina? No, un'alternative, mi piace. Ah, un'alternative. Magari qualche personaggio che mi piace. Uno, due, tre, sì, aspetta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, giusto? Sì. Allora, attenzione. Giro. Tino. Attenzione. Abbiamo il nostro amico Pikachu. Con la bocca in mano. Bellissimo Pikachu sempre. Fa il Pikascatto. Abbiamo Gligar. Abbiamo Vampul. Riorn. Murkrow. Energia. Luminion. Braccio coricato. Machoke. Oh cazzo! Scusate! Questo è Candelure Alternative. Ok. Sapete che siamo un po' ignoranti, ci andiamo a prendere dalla sorpresa noi. Candelure. Volevo l'Alternative. Ma dietro ci regala qualcos'altro, secondo te? Andiamo? Andiamo? Bravo, levi la Rodactyl! Ecco! Fortuna c'è! Allora, ragazzi, voleva la Rodactyl, voleva giratina, guardate che pullata! Alternative e Rodactyl. Ah! Sono qua! Anche la più pesante! Sono qua! Guardate la Rodactyl, che bello! Il dinosauro! Questo è quello per Francino. E questo? Quello per Claudine. Candelure. Molto bello l'artwork.
Ma è carino. Ma io voglio un'altra altern. Un'altra altern. La voglio. Aspettate che metto un attimino due sleeve. Ne hai una. Devi scegliere. Vabbè, adesso metto questa. Annoio. Adesso metto questa. Ok. E poi vediamo se ne trovo un'altra. Ce ne ho io altre. Eh? Io ce ne ho giù. Ah, ma ne vuoi avere ancora una. Hai visto? Sì. Di Charizard. Allora, dai, Aerodactyl V-Astro, eh? Figa. Allora. Posso dire una cosa? Sì. Aerodactyl V, quello però alternative. Allora. Ma pensate invece trovassimo la giratina, quella super potente. È pesantissima quella cosa là. Allora, attenzione. Ultima bustina, fra. I sogni sono desideri. Credete nei vostri sogni, ragazzi. Perché i sogni a volte si possono avere, ci stai cambiando l'agitazione. Attenzione, giro, via il codicino, 1, 2, 3, il nostro amico, come lo metto adesso? Lo conto? 4, sì, lo conto, 4? 1, 2, ma sei sicuro? Sì, non 3? Sì, no, non ho conto, 1, 2? Sì, vai, è qua, vai, giusto, sei sicuro? Giusto, giusto, bro, cioè, perdi una carta quando mettono cosa fare lì? Sì. Ma sti disgraziati. Cattivoni! Quando si perdono via le carte e bambinoni! Cattivoni! Allora, torniamo con Pikachu. Oh, raga, prima con Pikachu. Tanta roba, di nuovo. Pikachu nostro amico. Attenzione. Pikachu. Pikachu. Andiamo con Lynx. Pink. Litwitch. Oddish. Oddish. Ludvise di Astro, un Vastrune, un Vastro gara, io mi agito, io ho visto un po' di nero, però magari è una bella, giuro. Relica, ho visto una nera, è nera. Attenzione, aspiratore perduto, e una, questa è una normale. Arriva Mimikyu, che ha fatto così. Ora trovi una carta. Ci porterà fortuna. Attenzione. È nera. È Magneton. Magneton. Guardate bello. Che bello. Magneton. Meno bello degli altri. Sì. No, vabbè. Però... sicuramente i colpi sono stati quelli di prima, eh. Un Vastrone. Allora, Franci, spiegaci un po' qual è che ti piace di più, tanto io le sistemo per farle vedere tutte. Ok, la giratina d'oro praticamente è quella che ti piace di più. Ve la facciamo rivedere perché secondo me merita. Questa è una gold, Franci. Gold. Questa è rarissima. È rarissima? Eh sì. Guardate, una gold. Vabbè, qui non si vede più. Si scompare, qui invece si vede un po'. Giratina, però come la chiamano questa? Giratina Vuastro qua. Sì. Ok. E secondo te è rara questa qui? Sì, è molto rara. È molto rara. Giratina Gold, Aerodactyl, Chandelure, Magneton e Mimikyu, che ce l'abbiamo sia in versione normale, vedete? Che in versione che reverse. Grident, di nuovo ne è usciti due. E poi tutto il resto è meglio. Bene, Franci, torniamo, datemi la grande la telecamera, la 1, e che ci qua nel nostro splendore. Franci, allora, sei contento di queste carte? Tanto te le prendo così le puoi sfogliare. Tantissimo. Cosa pensi di aver pullato qui? Tantissimi. Cosa pensi di aver pullato? Come... tantissime rare. Come valore, secondo te, ci aggiriamo a? 70. 70 euro, vabbè dai, 70 euro ci siamo rifatti del costo del box, secondo me. Sì. Col Magneton anche, Magneton, giratina, Chandelure, Aerodactyl, però almeno abbiamo recuperato almeno il box. Che direi, una bella chiusura, Franci, e portaci avanti con questo grande video. Allora, visto che il video vi è piaciuto, non lo sappiamo se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, così trovate anche voi il giratina oro, sì. E attivate la campanellina, così non perdete i video.
un bel saluto, ci rivediamo al prossimo video.